viaggio nei comuni irpini del Biancoverde. Questa settimana siamo col sindaco Rodolfo Sassarulo, che è alla guida del comune di Leoni da circa 8 anni. E sindaco, le permetto di presentarsi prima di iniziare questa intervista. Come inizia la sua avventura alla guida del comune dell'Alta Irpinia? Sono sindaco da 8 anni, ma sono amministratore dal 1978. Questo è un po' pesante, dato il vento dei tempi che dice di ringiovanire, ma penso di essere giovanissimo a 62 anni e 36 di amministrazione con un breve interregno. Ho questo dato negativo che è l'età, ho un dato positivo, credo. La grande esperienza in campo amministrativo, ma soprattutto di aver visto il terremoto dal giorno in cui si verificò a tutto quello che ha prodotto come conseguenze. E quindi è come se mi fossi abituato a pensare al sodo piuttosto che, diciamo, alle decorazioni. Ovviamente non abbiamo mai disdegnato neanche le decorazioni. La sua vita quindi è trascorsa nella politica e alla guida di questo comune, se non come sindaco, come amministratore. Che cosa è cambiato dal 70 ad oggi? I cambiamenti più visibili? Ma i cambiamenti più visibili sono nelle persone che diciamo, hanno da un certo punto di vista una grande reticenza nei confronti della gestione della cosa pubblica, sono meno propensi a farsi coinvolgere, meno propensi a partecipare. Gli anni 70 e gli anni 80 erano anni di grande partecipazione, di grande movimento, di grandi mobilitazioni, di grandi passioni. Adesso le passioni sono un po' più sopite, un po' più represse, più che represse, compresse. Una sorta di autocensura che da una parte è causa e da una parte effetto di questo vento dell'antipolitica, che però non soffia da ieri mattina, soffia da quando c'è una delega in bianco troppo profonda a partiti che non esistono più invece. Cioè, voglio dire, quello che negli anni 70, negli anni 80 si faceva o nelle sedi di partito o nei cineforum o nelle parrocchie, all'oratorio o a scuola, adesso si fa davanti ad una macchina, davanti ad un computer con una chat, con una comunicazione veloce. Quando ero ragazzo io si giocava a carte nei bar fumosi e si giocava a carte con quattro che giocavano e otto che guardavano, poi si giocava a biliardino. Adesso invece si gioca al videopoker, si gioca di spalle agli altri, si gioca, come dire, in una sorta di isolamento che paradossalmente è il rovescio della medaglia rispetto al fatto che comunichiamo con il mondo simultaneamente. Cioè questo allargarsi dell'orizzonte ha ristretto i confini dell'azione personale, della interazione tra uomini. Quando poi ha deciso di entrare in campo in prima persona, quindi come sindaco, quali erano i progetti che si era proposto di perseguire, di raggiungere, che è riuscito a realizzare e che magari ancora non è riuscito? Ma io in verità avevo in mente la razionalizzazione di questo paese, perché Leoni è uno dei comuni che fu raso al suolo dal terremoto. Raso al suolo nel senso che si perse tutto, si persero i profili delle strade e le relazioni umane, si persero le identità di quartiere, si perse, come dire, una tradizione che stava scorrendo dentro un rinnovamento. Leoni, diciamo al 23 novembre 1980, se così posso dirlo, era al suo boom economico. Poi ha avuto 3, 4, 5 anni di grande depressione e poi c'è stata la ripresa economica del terremoto, ma non politica, non sociale. Per dire, all'epoca del terremoto a Lioni c'erano, credo, 8 circoli di giovani e meno giovani. C'era una radio libera, Radio Popolare Lioni, un'altra radio era venuta fuori, Radio Giovani Lioni, cioè Lioni era un posto effervescente, un posto appunto di grande partecipazione. Io quello che avevo in mente era di riannodare un tessuto sociale che si andava disgregando, anzi, si andava aggregando attorno ad interessi particolari, che è diverso dal disgregarsi puro e semplice. Ovviamente questa è un'impresa difficile, che devo constatare di non essere riuscito a realizzare. Poi probabilmente anch'io sono stato
elemento che ha prodotto ulteriori divisioni, ma sempre quello che ho cercato è stato di aggregare, di mettere assieme persone e di costruire progetti condivisi. Non sempre ci sono riuscito, ma è il segno dei tempi ed è il segno del mio tempo. È evidente che la capacità di aggregazione che avevo a 30 anni non ce l'ho più a 60 e quindi bisognerà che mi decida a cambiare metodo. Però di cosa va più fiero magari degli obiettivi che è riuscito a raggiungere? Degli obiettivi che sono riuscito a raggiungere vado fiero di aver riconnesso il tessuto urbano, di aver portato quasi a compimento un mega progetto di case popolari. A Lione si stanno completando circa 210 abitazioni di edilizia residenziale pubblica che si sommano ad altre 100 già esistenti e che nel giro di un anno e mezzo entro il mio mandato saranno completate e consegnate. Mi iscrivo il vanto di aver completato due grandi opere sportive, cioè il palazzetto dello sport e lo stadio. Me ne vanto perché certo ho costretto la comunità a fare debiti per questo. I debiti che ho fatto li ho fatti per lo stadio, il palazzetto dello sport e il depuratore. Un abbinamento che sembra, e invece no, la scommessa che ho fatto insieme alla mia amministrazione del primo mandato, a cui rivolgo un ringraziamento a prescindere da come poi si è concluso, e quelli del secondo mandato, di aver accompagnato questo percorso. Aver rifatto l'80% delle reti fognarie, il 60% delle reti idriche, rifatto, ampliato il depuratore, portato ad una capacità per 10.000 abitanti, che è quello che Lioni è d'estate. In inverno siamo sui 5-6.000, ma d'estate siamo normalmente 10.000, allora aver portato il depuratore a quella potenzialità, avere un campo sportivo su cui per esempio è venuto a fare un amichevole l'Avellino Calcio solo 10 giorni fa, è un fatto significativo per sperimentare il sintetico che avrebbero trovato a Novara, poi temo non sia andata bene a Novara, non ritengo che sia stata. Vuol dire che quindi tra le sue linee guida ha deciso anche di puntare sullo sport, il fatto ma di aver scommesso su. Perché la linea di tendenza di questa epoca è di aggregarsi sullo sport e su questo meno vanto, nel senso che a Lione ci sono ben due scuole calcio. C'è un gruppo sportivo amatoriale che fa calcio, fa seconda categoria, poi c'era una squadra che faceva promozione, adesso rifà la promozione avendo acquistato i titoli di un'altra società, però c'è un'effervescenza sul calcio, ma c'è anche una società che fa pallacanestro, un gruppo di giovani fanno pallacanestro, tanti di età media fanno calcetto, ci sono tre campi di calcetto, ci sono campi da tennis, cioè Lioni è un posto attrezzato per lo sport ed è un posto che si sta riprendendo. Ovviamente il vanto maggiore e allo stesso tempo il cruccio maggiore è le attività produttive. Noi stiamo cercando di rilanciare un PIP che ha languito per troppo tempo a causa della depressione conseguita al boom del terremoto, cioè diciamo tra gli anni 95 e gli anni 2000, cioè sono stati anni tristi e poi è arrivata la grande crisi. Stiamo cercando di rilanciare il PIP, però abbiamo due grandi centri commerciali e questo è il nostro vanto, cioè abbiamo ripreso la vocazione antica. A Lioni su 6.000 abitanti ci sono oltre 1.000 partite IVA, per capire la dimensione di questo posto. Come di tanto in tanto dico un po' ironicamente, più che un sindaco sono il gestore di un mega impianto di commercio. Insomma, ritornando allo sport, parlavamo appunto di aggregazione e forse lo sport è importante proprio perché è alla base dell'aggregazione sociale, soprattutto in un periodo come questo. Ma questo sicuramente, nel senso che ripeto, è quello che io sto constatando, nel senso che lì c'è il maggiore punto di aggregazione, non lì in un punto, lì nello sport. E da chi fa tennis a chi fa pallacanestro a chi fa calcio c'è insomma una grande effervescenza da questo punto di vista. Lei che rapporto ha con lo sport? Io ho un rapporto equivoco, nel senso che mi piace guardarlo, ma non l'ho mai praticato concretamente. Oddio, l'ho praticato a livello individuale come
attività formativa fisica, non più di questo. Sì. Da giovanissimo giocavo a pallavolo, ma negli anni delle medie, poi già dall'università ho smesso perché... Adesso da quanto tempo non si fa una partita a calcio con gli amici? Quello, il mio sport vero è la politica, la partita a calcio la faccio d'estate al torneo delle ditte, sì. Pur sessantenne continuo a tirare 3 calci ad un pallone ogni estate, ma perché appunto mi piace promuovere e godere di questa aggregazione che attorno allo sport si realizza. E c'è una squadra di calcio che segue? Io sono in questa provincia in controtendenza, io sono un tifoso del Napoli, ma apprezzo l'Avellino, vedo che è terzo in classifica, io auspico che ce la faccia ad arrivare in Serie A perché è una squadra... Oltretutto io negli anni del dopo terremoto vedere l'Avellino in Serie A era stato anche un vanto per la provincia, era stata... una cosa andavo bella, ogni tanto allo stadio quando l'Avellino... Sì, ci andavo di tanto in tanto. Io non sono un tifoso, come banalmente si dice. Sono uno che si appassiona del bel gioco, ma simpatizzo. E poi devo dire, a me piace il calcio da Lazio in giù. Simpatizzo per il calcio da Lazio in giù. Cioè le squadre del settentrione non le piacciono? No, non che non mi piacciono, non simpatizzo, trovo poi questo vezzo idiota di fare il tifo contro le terre, non contro le squadre, per le terre, non per le squadre, io non lo apprezzo, questo lo dirò, però visto quello che si manifesta da Lazio in su... Diciamo che non apprezzo le squadre dal Lazio in su. È importante... Ma le squadre, non le terre, non le persone, siamo... Per la provincia di Avellino è anche importante avere lo sport forte, parlo non soltanto del calcio ma anche del è basket. È importante perché infatti io sono stato per esempio a Bologna alle Final Eight di quando l'Irish è stata sì. lì e l'ho trovato coinvolgente, l'ho trovato affascinante. Non capivo neanche come si contassero i punti, l'ho capito lì, in quelle 3 gare, ed è stato affascinante. Però, ripeto, più che il gesto sportivo atletico, quello che mi piace vedere è come la gente partecipa. Andare al San Paolo a Napoli o andare prima, adesso lo vedo un po' più ristretto come habitat al Partenio, sì, e vedere gente che partecipa, che voglio dire, si appassiona in quel modo, questo mi appassiona più che... il gesto atletico che certo ci sta e cioè coinvolge, ma andare a vedere una partita di basket a Bologna e trovare avellinesi che si appassionavano in quel modo è stato per me per esempio un'esperienza eccezionale, molto bella. E il Napoli da quanto tempo lo segue? Da quanto tempo è simpatizzante per il Napoli? Da quando studiavo a Milano all'università, perché io ho studiato a Milano per tutti gli anni 70 fino al 78-79, sono stato lì a Milano e simpatizzavo per il Napoli che continuava a perdere sistematicamente, ma era irrilevante, io simpatizzavo per il Napoli, non sapevo neanche le regole del gioco del calcio, però simpatizzavo per il Napoli. Perché stavo a Milano? Mi è rimasto questo, come dire, questa simpatia, mi è rimasta, non la rinnego, anzi poi è arrivato Maradona, insomma. Quindi ci auguriamo che l'Avellino e il Napoli possano più presto giocare contro in Serie A. Incontrarsi in Serie A, cosa che sarebbe auspicabile, ma ripeto, soprattutto per la maggiore aggregazione che può creare nel territorio, io faccio il mio in bocca al lupo ai verdi, ai lupi verdi dell'Avellino. Quindi chiudiamo così, chiudiamo con un in bocca al lupo all'Avellino? Assolutamente sì, al lupo proprio.